Progetto Green Generation. Green Generation è un progetto per i nativi ecologici, come si dice anche dei nativi digitali, così questa generazione è una generazione che nasce proprio già con una concezione diversa del mondo. Forse, speriamo, dovrebbe quindi mettere in pratica meglio alcune pratiche che invece non siamo riusciti a declinare. Green Generation in particolare è un film documentario fatto con alcune eccellenze prese in giro per l'Italia e anche per il mondo, e anche con alcune criticità che vengono spiegate, e in cui si fa vedere come si può ripartire su basi nuove dal punto di vista economico ed ecologico insieme. Comporta anche una fase di dibattito che viene tutta ripresa e messa dentro questo DVD, che poi verrà distribuito anche da Rai Cinema, per esempio, e che sarà pronto a breve. Io pure ho partecipato in parte, poi ci sono tanti altri contributi di tanti altri personaggi. E qui la Casa del Cinema, l'Isola del Cinema lo ospita perché dà importanza alle tematiche ambientali e anche all'interno della manifestazione dell'estate romana. La prima domanda, al di là del film, è: si smetterà mai di mettere al primo posto il profitto economico a danno della tutela ambientale? No, la risposta è che non si smetterà mai, ma questo sta connaturato con l'uomo, che è l'unico animale che più ha e più vorrebbe avere. Dunque la molla del profitto è l'unica cosa che spinge gli uomini avanti. Curiosamente nessun animale fa profitto, no? Non si è visto mai un leone che cattura 6 gazzelle, una la vende, l'altra la dà allo zio, l'altra la porta al mercato della savana. Invece noi facciamo proprio questo. E quindi, noi uomini moderni, perché poi gli uomini invece di tempo addietro non lo facevano. Quindi direi che la risposta è no, il profitto rimarrà l'unica molla di spinta per le attività umane produttive, non riesco a vedere altra soluzione. Quindi anche la tutela ambientale, perché c'è una parte di tutela ambientale che porta profitto, deve passare comunque per vie economiche. Purtroppo per certi versi, per fortuna per altri penso di sì, nel senso che se non ci fosse questa aspetto economica non ci avremmo nemmeno queste migliorie ambientali. Abbiamo visto che in Italia l'installazione dei pannelli solari ha riportato il nostro paese ai primi posti, il paese del sole ci dovrebbe stare naturalmente, proprio perché ci sono stati gli incentivi e dunque forme di profitto maggiori per chi li metteva in pratica. Insomma, non è stata una convinzione etica a portare l'Italia di nuovo ai primi posti nell'installazione dei pannelli solari, ma invece una convinzione economica. E dunque anche nel caso delle rinnovabili vedrai che a fare profitti sul solare piuttosto che non sull'eolico lo faranno gli stessi che hanno fatto profitti sul petrolio e sui combustibili fossili. Magari non nell'immediato, ma dopo un po' si riorganizzeranno per farlo, perché quello che governa tutto è quella molla lì, è il denaro. Green economy, quindi. C'è un modo, perché alcuni ci puntano tanto, altri la criticano, c'è un modo perché sia davvero efficace? Non vedo come si possa criticarla, nel senso che ecco, sì, si può criticare chi fa soltanto il greenwashing, cioè questa specie di cosa per cui si tinge di verde ma poi non lo è. Si tratta di riconcepire il cuore delle attività produttive di un paese e abbandonare i vecchi sviluppi industriali che hanno portato solo sfacelli di fatto, e invece avere una riconversione ecologica dell'intero tessuto produttivo del paese. Questo è complicato in un paese fatto di miriade di piccole e medie imprese che non hanno denaro per investire in ricerca e innovazione, però sono imprese come spugne che ricevono molto di quello che c'è in giro di cose nuove, dunque pur non facendo la loro, l'innovazione la possono applicare loro prima che altri. Direi che l'Italia anzi potrebbe essere forse il posto ideale dove provare le nuove tecnologie di riconversione ecologica. Ma non è solo un problema tecnologico, ecco, ci vuole una rivoluzione culturale, gente che pensi diversamente. Appunto, i nativi ecologici spero che la pensino diversamente. Le fonti rinnovabili, le energie rinnovabili sono un settore importante della green economy. Esistono solo vantaggi o anche qualche svantaggio, ad esempio riguardo ai pannelli solari, lo smaltimento, alle paleoliche, l'invasione del paesaggio? Ma questa domanda è però veramente bizzarra, nel senso che ci siamo sciroppati delle energie fossili da qualsiasi, hanno inquinato, hanno fatto venire il cancro, hanno distrutto il suolo, l'acqua, e quasi l'abbiamo preso come buono. E invece delle rinnovabili, però il pannello del silicio bisogna attenzione però al paesaggio, certo, non si può mettere l'eolico dappertutto, sul colle dell'infinito dei leopardi non ci si metteranno le pale eoliche evidentemente, e così pure il solare ha i suoi problemi di smaltimento che però sono compresi nel prezzo di installazione. Le vere differenze sono due: la prima è che le energie rinnovabili sono decentrate, dunque ognuno se la fa per conto proprio, e di per questo significa già che sono più efficienti.
e la seconda è che sono gratuite, nel senso che il combustibile, chiamiamolo così, non costa, il sole e il vento non costa. Una volta che hai costruito un impianto e sai quanto costa e quanto costa smaltirlo, non c'è nessun altro costo. Nei combustibili fossili invece è tutto altri costi, cioè le esternalità, quindi i costi sociali per la malattia, per la disinquinamento, cioè tutti i costi che pagheremo dopo. Come nel, non sappiamo in realtà quanto costa un kilowattora prodotto per via fossile, anche se ci dicono che costa tanto, perché nessuno lo saprà fino a che quel ciclo non si è chiuso. Figuriamoci per un kilowattora nucleare, il cui ciclo si chiuderà fra 30.000 anni, non lo sappiamo quanto costa. Facciamo finta di sapere che costano meno delle rinnovabili, ma le rinnovabili costano comunque meno perché non hanno costi esterni. Quanto è utopico pensare che le tematiche ambientali siano del tutto libere dalle grinfie delle lobby? No, non saranno libere, senz'altro non saranno libere, nel senso che appunto farà profitto sulle rinnovabili, magari lo stesso che l'ha fatta sui combustibili fossili, ma mi pare che sia che non sia possibile fare altrimenti. Che poi ci siano delle lobby che su questo tenderanno a imporre i propri monopoli, quell'aerogeneratore piuttosto che quell'altro, il solare termodinamico piuttosto che quello fotovoltaico, direi che è fisiologico in un'economia di mercato, purché parta e sostituisca la vecchia economia delle fonti fossili, perché di quella davvero non se ne può più. Perché è possibile prevedere l'eruzione di un vulcano ma non quella di un terremoto? Perché un terremoto avviene nel mondo dell'inconoscibile, sotto i nostri piedi a decine di migliaia di metri. Non si sa bene che cosa accada e non è possibile tenerlo sotto diretto controllo, mentre invece i vulcani possono essere tenuti sotto controllo direttamente. Mentre arriva un'eruzione vulcanica ci saranno tremori, terremoti, aperture di spaccature, gas nuovi che fuoriescono, cambio nelle temperature delle fumarole, rigonfiamento del suolo, tanti parametri che si possono prendere in considerazione. Nel terremoto sono molto pochi, tutti sperimentali, il gas radon che viene abbandonato un po' prima, un po' di gonfiore nel suolo, ma insomma diciamo l'eruzione vulcanica ci dà almeno un paio di settimane, una o due settimane. Il terremoto non ci dà nessuna possibilità di prevederlo, però possiamo prevenirlo. Ecco perché occorre porre in essere politiche per arrivare preparati, visto che certo, non è solo una questione, cioè, il terremoto di suo non ti uccide, ti uccide la casa costruita male che ti crolla in testa, il problema è solo quello evidentemente, quindi piuttosto che spendere energie nel prevederlo, si può, siccome sappiamo le zone pericolose, più o meno con che pericolosità e con che grado di distruzione si verificherà il terremoto in quei posti, sarà il caso di agire sulla ristrutturazione dei centri storici, per dire, o piuttosto sulla progettazione antisismica. Si deve fare prevenzione, un terremoto come quello dell'Aquila deve far cadere un po' di calcinacci e basta, non può fare 300 morti, nessuna parte del mondo sviluppato, industriale, occidentale, avanzato lo fa. La ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica potranno risolvere da sole l'emergenza climatica e ambientale, o l'umanità dovrà comunque ripensare profondamente il proprio modello di consumo? Dovrà ripensare profondamente il proprio modello di consumo, proprio perché un modello di consumo e basta. E quindi la ricerca scientifica e l'innovazione ci aiuteranno a ripensare questo modello di consumi, che però va evidentemente riprogettato. E questo è un problema culturale e non tecnologico. Fino a che non si supera questa impasse non si potrà andare avanti. Il problema è molto culturale. Capire che è possibile farlo e cominciare a farlo, e allora poi applicare tecnologie diverse. Senza essere troppo idealisti o addirittura utopistici, cosa può fare l'uomo della strada per l'ambiente? Può fare il suo quotidiano, agire con l'esempio, cioè comportarsi in modo tale di essere d'esempio. Per esempio rinunciare all'autovettura una volta a settimana già sarebbe una buona cosa, l'autovettura privata intendo dire. Mangiare meno carne e meno pesce, che questa è una cosa che ha un impatto ambientale molto forte, al di là delle ragioni etiche o di salute. Stare attento agli sprechi, vabbè, questo forse già lo facciamo abbastanza, di energia e di acqua direi che si fa abbastanza. Ristrutturare casa quando gli tocca in maniera efficiente, ogni 25 anni più o meno si ristruttura casa, lo si può fare in maniera da isolarla termicamente, da renderla passiva. E, insomma, scegliere uno stile di vita che sia più confacente con un mondo che sta terminando le sue risorse, con sempre più persone accanto che vogliono tutte la stessa cosa e vogliono anzi sempre di più. Altrimenti subiremo per trauma quello che potremmo anticipare per intelligenza. E quindi lei mi sta dicendo che lei prende i mezzi pubblici? Ah, io non ce l'ho proprio l'automobile, la posseggo. Ho un ciclomotore
ha interruzione di energia quando sta fermo, ce l'aveva anche un elettrico, poi fallita la ditta, ahimè, vedi, la green economy non ha funzionato in quel caso e quindi mi è rimasto come una specie di ferro vecchio. Poi mi muovo molto con i mezzi pubblici, a piedi, in bicicletta, a piedi molto, come faccio il turista in tante altre città, così lo faccio pure a Roma. Non mangio carne, sono vegetariano, ho una casa isolata in maniera efficiente e sto attento a non consumare troppo. Mi viene in mente il percorso intrapreso da Luca Mercalli verso la resilienza. Qualcosa di simile? Luca, ci abbiamo lunga confidenza e frequenza, sì. Qualcosa di simile, anche se io non vivo in campagna, Luca invece si è messo nelle montagne. E l'ultima domanda, quindi, della serie tipo Ubi Maior Minor Cesset, con la grave crisi economica, i temi ambientali hanno perso di attrattiva verso il grande pubblico? Sì, certo, perché si pensa che abbiano un costo. E quindi questo, in un periodo in cui tutti gli altri costi salgono, si pensa non possa essere pagato. Invece quello che si sa è che, essendo più efficienti e più risparmiosi, quel costo si diminuisce. Più risparmi e più sei efficiente, tanto più diminuisci i tuoi costi. Per esempio, se ti sei installato sulla tua villetta unifamiliare o bifamiliare il tetto fotovoltaico 5 anni fa, fra 5 anni non paghi più niente e anzi ti cominciano a tornare indietro dei denari. Bisogna pensarci per tempo, le pratiche ecologiche sono sempre economicamente vantaggiose, anche se inizialmente comportano un investimento. Ma del resto la nostra lavatrice di classe A+, consuma di meno, dopo un anno te ne accorgi perché te la ripaghi praticamente con i consumi di 12 mesi. È semplicemente una questione di cultura e di volontà, e di non aver paura di quello che è un cambiamento che ormai è inevitabile.